Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo iniziare con voi questo gioco. In realtà lo sto reiniziando di nuovo, lo sto ricominciando, perché avevamo già fatto una prima puntata ancora tipo 2 anni fa, un anno fa, non mi ricordo. Ho cancellato quel video e voglio ricominciarlo da capo perché ormai è passato troppo da quel video, insomma non aveva senso proseguire, fare il secondo, la seconda puntata dopo tanto tempo e quindi ricominciamo da capo, ma stavolta lo portiamo, promesso, fino alla fine. È, come potete vedere, un horror e scopriamo adesso di cosa si tratta. Dovrebbe partire in una scuola, se ben ricordo. Start. Dovrebbe essere in italiano, speriamo, perché non vorrei che... Vediamo un po'. Mannaggia, oppure devo trovare il... Sì, è in italiano. Ragazzi, non faccio in tempo a leggere, quindi quando parlano nei fumetti leggete voi. Dovrebbe essere un punto e clicca, appunto. Hai mai visto questo elenco prima d'ora? Quindi le ha mostrato un elenco all'insegnante. Mi sono addormentato. Dove sono finiti tutti quanti? Come mai non c'è più nessuno? Partiamo benissimo. Allerta tifone? Non dovrebbero esserci tifoni in questo periodo dell'anno. Ma cosa sta succedendo? Quando riesco, ragazzi, leggo io, però a volte sono veloci. Salvataggio in corso. Adesso dobbiamo capire cos'è successo. C'è una nota sul tavolo. Possiamo leggerla? Dove è andata Miss In? Ok, dove è andata Miss In? Chiunque ha passato questa notte in classe era preoccupato per Miss In. Miss In continua a darsi malata ultimamente. Cosa gli sarà successo? Non lo so. Ho solo sentito che verranno altri insegnanti al suo posto. Abbiamo altre note? Inno scolastico, aspettate, indietro non si può andare. Il nostro inno scolastico è una melodia orecchiabile, però le parole sembrano essere la solita propaganda di promozione del patriottismo. Motto scolastico e regole. La prima cosa da fare nell'orientamento scolastico è memorizzare il motto e le regole. Essere sempre onesti, coraggiosi, leali, parsimoniosi e tenere bene a mente che è stato il preside, il signor Shin, a stabilire questi principi fondamentali per noi. Ok, tutto molto bello. Lo metterò nel mio quaderno. Penso che ci servirà. Allora, non mi muovo con le frecce, ma solo così. Fuori sta facendo buio. Vediamo se qui. Qui c'è qualcosa. È la bacheca, le sole cose che attirano la mia attenzione sono le vacanze. Sul calendario sono segnate le interrogazioni giornaliere, settimanali, le prove intermedie e gli esami finali. Mi viene mal di testa soltanto a guardarle. Ok, qui non c'è niente. Qui penso che si possa uscire. Però aspettiamo un attimo. Qui non si può accendere la luce. Rullato del vento. Voglio vedere la lavagna. Allerta tifone. Eppure il tempo era sereno durante la lezione di storia. Ok, qui si può uscire? Non c'è niente? Mi sembra che non ci sia niente. Si può andare di qui. Stanza 203, è la mia classe. Come ho fatto a dormire così a lungo?
dormito durante tutte le lezioni pomeridiane? Il cancello principale non è da questa parte. Ok. Qui cosa c'è? È chiusa a chiave, ovviamente. Vediamo dentro se si vede. C'è un silenzio terribile in questa classe. Sono forse andati tutti a casa? Qui cosa c'è? C'è un pezzo di carta appoggiato alla finestra. Aggiunto al quaderno. Schizzo di un vecchio fico del Bengala. È il disegno di quello che sembra essere un vecchio fico del Bengala della scuola. In basso è ritratta anche la figura di un uomo. E sembrerebbe, a vederlo così, il poliziotto di prima? Non lo so. Sembra col cappellino. Qui è tutto chiuso, qui non possiamo guardare, possiamo salire e scendere, però aspettate. Volevo andare prima di là. Qui sta la nostra classe, quindi non rientriamo, che mi sembra che non ci sia bisogno. Il gabinetto delle ragazze, non dovrei andare lì dentro. Non sento bisogno di andare al gabinetto. Okay. Se saliamo. Ah, il cancello principale è giusto. Devo andare al cancello principale. Qui scendiamo. Aggiunto al quaderno, annuncio pubblico. Annuncio pubblico. A causa della guerra in corso contro la Cina, il maestro Bai chiede agli studenti di segnalare tutti coloro che possono essere affiliati con i comunisti o che mostrano segni di tradimento. Gli informatori saranno ben ricompensati. Giustamente è ambientato in un'altra epoca. Dicono che a volte il signor Cao dorma qui dentro, è chiuso, non penso ci sia nulla all'interno. Il signor Cao, o colonnello Cao, come lo chiamavano alle sue spalle, è un militare veterano. Questa una volta era una classe e poi l'hanno trasformata in magazzino. Aspettate che non l'ho letto. E stanza da letto per il signor Cao, l'ha detto la manutenzione. Ci fa entrare. Possiamo accendere la luce? Allora, qui c'è qualcosa. Oggetto ricevuto, manovella. Sicuramente ci servirà. Una stufa a kerosene, l'abbiamo usata l'inverno scorso. Ci riunivamo intorno alla stufa e ci divertivamo. Ok. Non possiamo fare niente per ora. Qui c'è qualcosa da leggere. Qui. Il sutra del diamante. Perché qualcuno dovrebbe affliggerlo al muro? Non ho molta familiarità con le dottrine buddiste. È una tutta impermeabile sudicia che emana un terribile odore di muffa. Puah, non la indosserei mai. Questo? No. Non la indosserei mai, ragazzi. Mi sembra che abbiamo visto tutto qua. E per ora, possiamo uscire. Credo. Come si esce? Eccolo qua, aspettate la porta. Vai. Cosa c'è qui? Penso che sia un pannello di controllo per la sala cinesca. Dovrei aprirlo? Direi di sì. Proviamo. Ah sì, ecco. È un argano. Ci sono delle istruzioni sul coperchio. Penso che avrò bisogno di una manovella. Allora, come si fa così? E di qui si può uscire.
Però andiamo prima qua. Un vaso con dei narcisi. Solo uno è ancora in vita. C'è qualcosa in mezzo alla terra. Dovrei scavare per forza, ragazzo. Aggiunto al quaderno una vecchia fotografia. Una vecchia fotografia. Non so chi sia l'uomo della foto. C'è anche scritto una citazione. Le radici sottoterra non chiedono compensi per il solo fatto di rendere i rami fruttiferi. Sicuramente un indizio per qualcosa. Teniamolo presente. Per quanto ne so, il preside è un sempliciotto. Per qualche motivo tiene sempre distanze con gli studenti. Qui dentro c'è della roba di grande valore, compreso l'unico telefono che c'è in tutta la scuola. Questa è una cosa bella. Non so chi le ha piantate, ma sono morte tutte, bene. Chi ha il pollice verde? L'insegna dell'ufficio del preside. Eh no, è ovviamente chiuso. Qui non si può scendere, ma si può salire. Allora, qui torniamo indietro. Volevo risalire qua. No, però non sale, quindi scendiamo e usciamo dal cancello. Andiamo. Andiamo. Noi eravamo arrivati poco più in là di dove sono adesso, la volta scorsa quando abbiamo iniziato il gioco. Ma stavolta un percorso più breve per tornare a casa attraverso l'auditorium. Dovrei andarci, aspetta. Beh, sì, allora non c'è altra strada, mi sembra. Vai. Vediamo chi è quella ragazza. Uno specchio a figura intera mi fa venire voglia di controllare se ho la camicia fuori posto. Certo, c'è questa situazione inquietante, ma tu pensi alla camicia, ragazzo. Adesso esploriamo, ragazzi, però prima di andare da lei. Dobbiamo fare qualcosa. Una vecchia ventola, la corrente è spenta. Dal canale di ventilazione si sente uno strano rumore indistinto. E qui ci sono delle chiavi. Ma non ci arrivo. Non possiamo usare niente. Dobbiamo trovare qualcosa per prendere questa. Mi sembra che siano delle chiavi. Qui. Pennoni e segni di classe. Questa roba la usavamo nelle assemblee scolastiche, però qui c'è qualcosa di interessante, un ombrello e un secchio. Dovrei prendere l'ombrello? Sì. Forse con l'ombrello raggiungiamo. Vediamo qua. Qui non c'è niente. No. Vediamo se c'è qualcos'altro. Non vedo niente. Torniamo qua. Allora, prendo l'ombrello. Vediamo. Oppalala. Ah no, non erano chiavi. Collana cervo di Giada Bianca. Usciamo. Roba varia, una vecchia giacca militare, niente di speciale qui. C'è qualcuno sul palco, dovrei andare a vedere. Sì, ma adesso andiamo, ragazzo, eh. No, non entrare! Mi sembrava di aver cliccato male. Andiamo? Chi è questa ragazza? Sta dormendo. Ciao, non risponde. Forse dovrei salire sul palco.
Sali. Ciao ragazzina. Sei viva? Ciao. Svegliati, non dovresti stare qui. Ragazza, dove sono? Nell'auditorium, stavi dormendo sul palco. La scuola è chiusa perché sta arrivando un tifone. Un tifone. Sono appena arrivato dalla mia classe, tu sei la prima persona che incontro. Strano, ma come ho fatto a... Dovremmo andarcene, sta facendo buio e sta iniziando a piovere. Aspetta, non ho più la mia collana. Cosa? Hai visto la mia collana? Mi sembra di no. Invece sì. Come, devo averla persa da qualche parte. In realtà ce l'abbiamo la collana. Me ne vado senza. No, ma scusa, io ce l'ho la collana. Ti troppo disturbo, ma io veramente ce l'ho. Ma di certo faremo prima se la cercheremo insieme. Allora, grazie. Che tipo di collana stai cercando? Una collana di giada a forma di cervo legata a un filo rosso. Oh, dividiamoci, cerchiamola. Grazie, per me significa moltissimo. Ok, ma in realtà... E questa è la tua collana? L'hai trovata! Magnifico, grazie. L'abbiamo fatto tutto in anteprima, ragazzi. Dove l'hai trovata? Nello sgabuzzino di fianco al palco. Sembrerebbe che qualcuno l'ha gettata nella ventola. Cosa? Perché avrebbero dovuto gettarla lì dentro? Beh, lasciamo perdere, l'importante è che l'hai trovata. Ora andiamocene prima che la pioggia si faccia pesante. Sì. Ok. Usciamo. E vediamo un po'. Sta già piovendo a dirotto. Se riusciamo ad andare più avanti stavolta. È troppo pericoloso. Se parliamo, cosa succede? Fortuna che mi hai svegliata. Rischiavo di passare la notte nella scuola. Vabbè. Non promette benissimo, ragazzi. Allora. Questa roccia è qui da un bel po' di tempo. La gente dice che cadde da un piccolo tempio sulla montagna. Ok, andiamo. Qui cosa c'è? È l'ufficio di sicurezza dell'ingresso principale. Credo che anche la guardia se ne sia andata a casa. Qui c'è l'uscita del campus. Ok. È l'ufficio di sicurezza. Ok. Andiamo giù. Ma che? Il ponte è crollato. Non è possibile. Infatti, ragazzi, non promette benissimo. Oh santo cielo. Oh, perché il fiume è rosso? Sembrerebbe... Sembra sangue. Sangue? Non dirlo nemmeno. Scusa, non pensavo che... Cosa è successo? Ok, calmiamoci e riflettiamo. C'è sicuramente una spiegazione logica. Perché è rossa? Nemmeno l'acqua fangosa dovrebbe avere quel colore. Ah, penso di sapere il perché. Ci sono alcune fabbriche a monte. Probabilmente hanno scaricato dei rifiuti chimici nel fiume durante il tifone. Sei sicuro? Ho sentito della gente che ne parlava. Forse hai ragione. Il brutto è che con il ponte distrutto non abbiamo modo di tornare giù. Centinaia di persone lo attraversano ogni giorno. Questo ponte andrebbe mantenuto meglio. Credo che dovremmo tornare a scuola. Di sicuro non ci farà bene stare qui sotto la pioggia. Vero? Sta tranquilla, è solo un tifone. A scuola ci sono scorte a sufficienza per superare la tempesta. Va bene. Mi fido di te. Sembri una persona affidabile. Cerchiamo di rimanere ottimisti. Allora andiamo. Sig, tutta fradicia e stanca morta, che giornata! Ora riposiamoci, potremmo dover passare qui la notte. Oh, aspetta!
Non ti ho ancora ringraziato ufficialmente per aver trovato la mia collana. Io sono Fang Rei Xin, una senior della classe di Miss Yin. Puoi chiamarmi Rei. E tu invece? A che anno stai? Allora, io sono... Allora sei una mia superiore. Miss Fang, io sono Wei Chung Ting. Non essere formale con me, mi metta a disagio, Rei può bastare. Di solito non entriamo mai negli edifici dei nostri senior. Ho sentito che è un ambiente molto competitivo, dove tutti si danno un grande affare a studiare. Ah, non è così terribile, alcuni di noi fanno ancora quel che vogliono. Ti invidio per il tuo diploma, presto non dovrai più vedere Gu Fong tutti i giorni. Il maestro Bai non ha nemmeno il coraggio di chiamarlo per nome. Gira voce che fosse un killer implacabile durante la guerra. Anch'io non lo chiamerei mai per nome, siamo tutti terrorizzati da lui. Facciamo di tutto per evitarlo. Ehi tu, vieni qui, perché ti nascondi? Sei un simpatizzante dei comunisti? Ah, si vede che hai imitato il professore, ragazzi. Una perfetta imitazione. Ragazzi, l'ho letta malissimo, scusate. Mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ah, ad ogni modo, tieni duro, il prossimo anno è il tuo turno, ti diplomi tu. Sì, la vita è una lotta. Ehi, so cosa possiamo fare. Lasciami andare nell'ufficio del preside a provare il telefono, magari potremo contattare qualcuno. Poi prendo la stufa in magazzino e un paio di coperte dall'infermeria. Dovrebbe essere sufficiente per passare la notte. Mi sembra un buon piano, ti serve aiuto? Starò bene da solo. Lei dovrebbe riposare qui, signorina. L'uomo ha tutto sotto controllo. Ehi, aspetta! Non trattarmi come una ragazzina viziata, sono molto più in gamba della maggior parte di voi ragazzi. Scusa, mi sono spiegato male. Ok, non devi scusarti, so bene che vuoi essere solo d'aiuto. Ok, che ne dici di questo? Io vado a telefonare e poi troviamo quello che ci serve e lo riportiamo indietro. Sì, così mi piace. Io ti aspetto qui, ma sbrigati perché sta facendo davvero buio. Ok. Ok, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua per questa puntata. E niente, presto arriverà la prossima, penso che ne registrerò un po' consecutive. Ragazzi, niente, ci vediamo e alla prossima puntata. Ciao!